Il treno della salute è in partenza sul binario del benessere. Prossime fermate: prevenzione e stile di vita, Covid-19 e influenza, ambiente e salute, salute globale e solidarietà. Salute è anche prevenzione. A volte basta e costa poco. Camminare regolarmente, mangiare sano e in modo equilibrato, evitare fumo e alcol. In questo modo puoi prevenire il diabete, l'ipertensione, l'obesità e altre malattie croniche. Malattie che peggiorano le conseguenze del Covid-19 e di altri virus se ti ammali. Per prevenire il contagio da Covid-19, lava spesso e bene le mani. Rispetta la distanza fisica, indossa la mascherina, cerca di evitare gli ambienti affollati e di non organizzare ritrovi con molte persone. Arieggia sempre gli ambienti. Se hai una malattia cronica o se sei anziano, vaccinati per prevenire l'influenza. Chiedi al tuo medico per saperne di più. Sono norme semplici ma importanti. Tutti dobbiamo seguirle e avere comportamenti responsabili, per noi e per gli altri. Vi siete mai chiesti perché una delle più gravi malattie infettive ancora oggi si chiami malaria, cioè letteralmente aria cattiva? Per stare bene dobbiamo vivere in un ambiente sano e meno inquinato. Possiamo fare tutti qualcosa. Evitiamo gli sprechi, ricicliamo i rifiuti, utilizziamo di più i treni e i mezzi ecologici. Avere cura dell'ambiente significa rispettare la nostra salute e quella degli altri. La salute riguarda tutti e dipende da molti fattori, come l'economia, la società e l'ambiente. In questi mesi il mondo è cambiato. La malattia non ha confini, può colpire tutti, ricchi e poveri. Ma l'accesso alle cure, purtroppo, è ancora un privilegio di pochi. Il Covid-19 ci ha fatto sentire tutti più fragili e quindi più vicini. La nostra salute dipende anche da quella degli altri e dobbiamo far sì che tutti possano essere curati allo stesso modo. E ricorda, indossa la mascherina, mantieni le distanze e lava spesso le mani. Il treno della salute è un'iniziativa di Medici con l'Africa Cuam e Regione del Veneto, insieme a Ferrovieri con l'Africa.